Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile dell'Arezzo e al settore giovanile Amaranto. Salutiamo l'Arezzo Calcio Femminile che questa sera non può essere con noi, anche se tra poco vedremo la sintesi della partita persa con l'Inter dalla squadra Amaranto, che tra l'altro ha un nuovo allenatore. Si tratta di Luca Brunci, che prende il posto di Marx Lorenzini e dunque avrà questo compito non facile di far risalire la squadra, che al momento è a 0 punti in classifica. Questa sera il nostro focus sul settore giovanile dell'Arezzo è con l'Under 12, che è la formazione più piccolina della sì. squadra Amaranto, con il loro allenatore Vincenzo Bove. Buonasera. E poi abbiamo due componenti che dopo faremo a salutarvi e a conoscervi. Allora, tra poco saremo da voi. Dicevamo, l'Arezzo Calcio Femminile che ha debuttato allo Stadio Comunale Città di Arezzo domenica scorsa con un avversario insomma di prestigio come l'Inter, vittoria per 3-0 della formazione nerazzurra, dove ci gioca anche, la sentiremo nell'intervista, anche la figlia di Giuseppe Baresi. Vediamo il filmato. Ben ritrovati amici sportivi, amanti del calcio femminile, un saluto da Riccardo Buffetti, Arezzo TV, direttamente dallo Stadio Comunale Città di Arezzo, dove tra poco andrà in scena l'incontro fra Arezzo Calcio Femminile e l'FC Inter Woman, partita valida per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B. La capolista nerazzurra sarà dunque l'avversario con cui le nostre ragazze cercheranno di acquisire i primi punti stagionali in campionato, visto l'avvio di stagione negativo della squadra all'ultimo posto in classifica. Settimana scorsa è arrivata la sconfitta per 3-1 contro Fortitudo Mozzecane, che lascia Arezzo all'ultimo posto appunto con 0 punti, 2 soli gol fatti, mentre sono 12 quelli subiti. L'Inter arriva qua ad Arezzo invece con 15 punti e il primato in classifica, che ne fanno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato di Serie B a girone unico. Baresi apre sulla sinistra, attenzione, c'è Mencucci a provare a fare guardia a Regazzoli, il cross al centro, la palla arriva e la parata di Antonelli sulla conclusione di Brustià. Grandissima parata di Antonelli sulla conclusione ravvicinata del numero 8 dell'Inter. Mencucci intercetta il pallone di Pellens. Ancora Mencucci, è regolare. Attenzione a Mencucci. Avanza adesso il contropiede d'Arezzo. Mencucci prova la conclusione da fuori. Mencucci, la palla riesce ad intervenire Schoffenger, il portiere dell'Inter. Arriva in questo caso la prima occasione dell'Arezzo al 12esimo. Arezzo fatica soprattutto nel chiudere questi triangoli veloci. Mettere attenzione a Baresi, altro ruba palla a Teci. Baresi sotto porta, Baresi, Antonelli, grandissima parata di Antonelli. Si rimane lì con Marinelli, il cross poi a scivolata da parte di Ferrazza. E qui Antonelli nuovamente protagonista con la grandissima parata su Baresi. Brustià, attenzione al cross di Brustià che arriva in questo momento per Baresi. Non ci arriva poi il colpo di testa, il gol. Arriva il vantaggio dell'Inter al 24esimo minuto del primo tempo. È stato fatale far andare al cross Brustià e dall'altra parte ha messo con un colpo di testa la palla in porta. La giocatrice nerazzurra sembra essere il numero 7 Marinelli, che porta dunque in vantaggio l'Inter. Si sblocca il risultato al 24esimo minuto del primo tempo, con la squadra nerazzurra che si porta in vantaggio per 1-0. Di Fiore, in mezzo a tre, non riesce ad andarsene. Ancora Brustià, il tocco centrale, poi lo scarico per Baresi e questa volta c'è la tenuta da parte di Ferrazza sul capitano dell'Inter. C'è il calcio di rigore concesso dal direttore di gara. La tenuta vistosa e l'arbitro non ha potuto far meno che concedere questo calcio di rigore. Vediamo Baresi, figlia di Giuseppe Baresi, ex capitano dell'Inter, nipote di Franco Baresi, ex bandiera del Milan. Fischia l'arbitro, parte Baresi con il destro e il gol. Arriva il 2-0 dell'Inter con Regina Baresi, che trova così il suo quarto gol stagionale. E il 2-0 in questa partita. C'è stata la grave ingenuità in quel caso poco fa di Ferrazza, che ha commesso fallo su Baresi, che stava andando verso l'esterno e lei non ha sbagliato dal dischetto, portando sul 2-0 il risultato a favore dell'Inter. Occhio a Brustià, il cross al centro, Teci non riesce ad intervenire, c'è il 3-0. Il 3-0 da parte di Marinelli, doppietta per lei. Nuovamente buono il cross al centro per Marinelli, che porta sul 3-0 il risultato in questo primo tempo. Intanto attenzione all'Inter, ancora in avanti, prova la conclusione da fuori. La numero 10, nero azzurra,
si distende Antonelli alla sua destra e mette la palla in corner. Il lancio poi sulla destra per Santi. Ancora Santi, può andare direttamente in porta. Antonelli, grande parata ancora una volta allo scadere. Arriva adesso il triplice fischio. Finisce la partita con la vittoria dell'Inter qua al Comunale Città di Arezzo per 3-0. Siamo qui nel dopo gara di Arezzo-Inter con Agnese Zeghini. Agnese, quest'oggi è arrivata la sconfitta per 3-0 contro l'Inter, contro una squadra probabilmente di un'altra categoria. Sì, loro erano molto più forti, diciamo. Però noi comunque abbiamo lottato fino all'ultimo, ci siamo impegnate. Purtroppo è arrivata questa sconfitta, però penso che non abbiamo da recriminare niente. Cosa serve a questo Arezzo per dare la svolta alla stagione? Comunque abbiamo visto oggi un gran secondo tempo. Per dare la svolta serve veramente, veramente poco. Forse ci manca quel pizzico di fortuna che fa entrare il pallone in porta quando serve per anche noi sbloccarsi e finalmente vincere. E adesso settimana prossima un'altra trasferta difficile contro l'Empoli. Sì. Domenica prossima è un'altra trasferta difficile, però penso che se continuiamo così possiamo fare bene. Siamo qui con Regina Baresi nel dopogara di Arezzo-Inter. Per voi è stata la vittoria per 3-0, per te il gol del 2-0, che partita è stata? Beh, per noi ogni partita è importante e fondamentale, le giochiamo tutte al 100%, quindi era importante far bene, abbiamo dimostrato di riuscire a portare a casa il risultato giocando la nostra partita. Ecco, attualmente la classifica vede in testa a pari punti con la Roma, obiettivo rimarrà quello comunque di arrivare in Serie A senza passare dai play-off. Beh, l'obiettivo è vincere tutte le partite una dopo l'altra, poi quello che arriverà alla fine si vedrà. L'importante è non perdere mai la concentrazione e portare a casa più punti possibili, perché anche un punto solo può essere fondamentale. Ecco, come si sente aver passato, diciamo, il passaggio estivo dall'Inter, diciamo, dilettantistico all'Inter professionistico, passato poi dalla società nero-azzurra maschile? Beh, per noi è sicuramente un onore, ma è anche una responsabilità in più, perché sappiamo che abbiamo molte più persone che ci guardano, molte più responsabilità appunto da dover sostenere, quindi noi facciamo il massimo come abbiamo sempre fatto, però sicuramente per noi è un orgoglio poter indossare la maglia ufficiale e portarla in Serie A. Ci proviamo. Allora, abbiamo visto queste immagini, vediamo anche i risultati. Dunque, insomma, si sapeva che l'Inter capolista avrebbe creato dei problemi e così è stato. Arezzo che ha avuto un paio di situazioni, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Questi sono i risultati: Arezzo Inter 3-0-3, Cesena Empoli 2-1 per l'Empoli, poi vittoria dell'Atleti Granata Cittadella in casa del Genoa 2-1, Lazio batte Roma 14° 3-0, Milan Ladies perde in casa 2-1 con la Fortitudo Mozzecane, Roma calcio femminile sconfitto 3-0 in casa dal Ravenna. Andiamo a vedere la classifica, si conferma dunque il primato dell'Inter a quota 18, segue la Roma calcio femminile a 15, Ravenna a 14, l'Empoli a 12, a 11 Fortitudo Mozzecane, Lady Granata Cittadella, Lazio Women 8, Milan Lady 7, 3 Cesena Genova, a 0 punti ancora oltre all'Arezzo, la Roma 14°. Vediamo anche il prossimo turno, si gioca l'anticipo, il derby tra Inter e Milan, e poi domenica l'Arezzo sarà di scena contro l'Empoli, che viene dalla vittoria sul Cesena, e dunque potrebbe, speriamo, essere questo, insomma, il momento del primo successo della squadra amaranto. Ricordiamo anche che nella prima giornata l'Arezzo aveva perso sì in casa del Milan Ladies, poi c'era stato un ricorso della società perché c'erano state delle irregolarità nelle sostituzioni, che corso era stato inizialmente vinto, erano stati dati 3 punti all'Arezzo, poi è stata decisa una sorta di sanatoria perché il regolamento era cambiato quest'anno, diverse società erano incappate nell'errore di queste sostituzioni, quindi hanno azzerato tutto e anche la classifica dell'Arezzo, che dunque purtroppo è tornato a quota 0. Adesso ci fermiamo un attimo e poi andiamo a conoscere tra poco l'Under 12 amaranto. Di nuovo insieme, allora questa sera è nostra ospite l'Under 12 dell'Arezzo, saluto l'allenatore Vincenzo Bove, che appunto adesso ci racconta un po' questo gruppo. Come dicevo prima, è la squadra più piccolina, no, dell'Arezzo, sì. Quindi inizia un lavoro, ci auguriamo il più lungo possibile, che porterà questi ragazzi, ce l'auguriamo, anche in prima squadra. Sì, sì, questo, come hai detto, è la squadra più giovane dell'Arezzo, dove si spera che in questo gruppo
possa poi l'Arezzo intingere e prendere dei ragazzi per poterli poi portare, lo scopo principale è portarli poi nelle prime squadre. Niente, che devo dire, sono gruppi dove di 18 ragazzi, bellini, tecnicamente preparati, ci stiamo lavorando. E l'unica cosa che devi avere su questa età è cercare di dare a tutti la possibilità di giocare e di non essere fossilizzati oppure sul risultato, perché il risultato è quello che ora non ce n'è bisogno, c'è solo bisogno di crescere, c'è solo bisogno di capire le regole del calcio e le regole nello spogliatoio, le regole dell'allenatore e cercare di andare avanti meglio possibile, insomma. Ecco, si tratta di giocatori che diciamo sono stati presi già da altre società dove avevano iniziato a muovere i primi passi. Sì, qui sono ragazzi che vengono da altre società, addirittura da Chianciano Terme, vengono da Castelfranco, Santa Firmina, Olmo Ponte, dove l'Arezzo ha avuto delle visioni, ha visto, è andato a visionarli, sicuramente ha visto delle caratteristiche dove purtroppo nell'Arezzo ci sono categorie dove ci sono campionati diversi. Quest'anno ad esempio stiamo facendo i provinciali perché è un anno di esperimento, giochiamo con un anno di età inferiore rispetto a giochiamo contro il 2006. Ma il prossimo anno questi già si presentano con società professionistiche, si parla di Empoli, Fiorentina, e quindi devono essere ragazzi che alcune doti devono già averle, altrimenti dopo vanno in difficoltà. Ecco, infatti ci è capitato di vedere qualche partita, no, diciamo ancora un pochino più grandina, tipo l'Under 14, avevamo seguito proprio la prima partita con l'Empoli, ci aveva colpito che la parte tecnica l'Arezzo ce l'aveva anche, dei colpi, delle cose, però quello che impressionava era proprio la differenza anche di stazza, cioè evidentemente hanno una possibilità di scelta, no? Un bacino, perché dopo ci sono altre scelte, sicuramente in bacini diversi, in numeri diversi, e sicuramente lì c'è altra qualità rispetto alla nostra. Ma questo non è che ci deve adagiare, cioè nel senso che lì sicuramente c'è una scelta migliore rispetto all'Arezzo, c'è un bacino più grande, però lavorando con professionalità, con dedizione, con un programma di lavoro, non credo di arrivare a quei livelli, però devi comunque pensare e lavorarci per sperare a portarceli, ecco, tutto qui. Questo è quello che devi dal provare. Tuo punto di vista, ecco, questa esperienza nell'Arezzo che cosa rappresenta nel tuo percorso? Beh, dai, è una soddisfazione di ogni allenatore, penso. Io sono qui di Arezzo, ho girato un po', sono stato in altre società professionistiche anche, però la soddisfazione di venire e essere chiamato a dare il tuo supporto di non di professionalità, diciamo di esperienza, fa piacere e quindi lo dai con soddisfazione, cerchi di dare il massimo perché è sempre una città di Arezzo, la tua città, la tua squadra, e quindi devi comunque quando sei in campo cercare di dare tutto, dai, come allenatore comunque è una bella soddisfazione. Ecco, dicevo, ovviamente non si punta sul risultato, su che cosa ti piace puntare? Ecco, Io sinceramente la cosa che mi piace, ho sempre fatto anche nelle squadre superiori, ho fatto anche categorie più alte, di giocare, la partita te la devi giocare, quindi a me piace che i ragazzi quando vanno in campo la prima cosa che gli dico nello spogliatoio sempre è dovete andare dentro e giocare e divertirvi, perché con il gioco alla fine viene il risultato. E quindi io, nel mio modo di pensare il calcio, è cercare di, te la dico banalmente, semplicemente dovresti capire un po' che io il portiere, ad esempio, non gli faccio mai rinviare la palla. Portiere, sempre giocare su... Bravo, dal basso devi giocare dal basso e dal basso devi costruire con i passaggi, arrivare vicino alla porta e cercare di fare gol. Questo è il mio scopo, che il ragazzo deve pensare di non buttare via la palla ma di giocarla con il compagno che c'ha vicino. Ecco, il talento, si dice spesso, no, che in Italia, certo, anche i settori giovanili spesso, no, hanno puntato da anni molto sulla parte più fisica piuttosto che su quella tecnica, hanno imbrigliato la fantasia, è davvero così secondo te? È anche per questo che poi siamo arrivati a un punto anche nazionale così negativo? Allora, io penso che siamo arrivati troppo alla tattica, anche nei bambini vedo spesso
ho girato e ho visto che nella categorie piccole, basse, esordienti stiamo stressando i bambini con questa, con questo fuorigioco, con queste linee difensive a quattro, e si trascura quello che è la parte tecnica, che è importante, la fantasia del bambino. Il bambino, quando gli dai un pallone, lo vedi fare cose che te non gliele devi limitare, devi comunque lasciarlo fare, certamente queste cose che fa le devi comunque, devi essere talmente bravo a dirgli che queste prodezze che fa con la palla le deve saper gestire con il compagno che c'è accanto. Quindi la tattica, questo tatticismo che c'è, questo 4-4-2, questo 3-5-2, cioè sono cose che nei bambini sono assurde per il mio modo di vedere il calcio. L'allenatore deve dare un'impronta quando il bambino comincia ad avere la categoria di agonistica, che si parla di giovanissimi, e da lì in poi la mano dell'allenatore ci deve essere. Ma nel momento in cui dai 0 fino a che arriva ai giovanissimi, dai 6 anni, 8 anni che iniziano il calcio, giovanissimi, non deve essere mai trascurata la parte tecnica, e quella è la cosa fondamentale. Gira poi sul web da diverso tempo, no? Un'intervista che fece Allegri, l'avevi vista a Sky, sì, in cui parlava, sì, no? Diceva che il calcio è molto più semplice di come lo fate passare voi. Mi pare che sei d'accordo con questa linea. Sì, ha ragione, ha pienamente ragione. Non bisogna stressare i bambini, dai, io veramente è una cosa che poi ci rimette anche ora, io non voglio parlare, non sono qui all'altezza di dire, però si vede anche la nazionale, insomma, che con quanto sta soffrendo, molto ovviamente perché a ridosso non c'è un lavoro programmato, non c'è mentalità, bisogna ritornare a essere veramente il pallone di piazza, il pallone dove il bambino deve saper gestire a modo suo fino a una certa età, e questo non va riportato, insomma. Mi è capitato di vedere una partita di, non dico di quale società, ma di primi calci, in cui c'era un allenatore, primi calci, quindi 5 contro 5, che urlava esagitato zona 3, zona 2, zona 4. Io sono rimasto un po' perplesso, diciamo. È assurdo. Che già si inizia, cioè, a 7-8 anni, mi sembra un po'. Allora, ci sono le fasce d'età che hanno le fasi di crescita, dove te comunque devi sapere quello che il bambino in quella fascia ti può esprimere, e la devi sfruttare con il lavoro, cioè nel senso che se un bambino non gli puoi chiedere di fare i gradoni a 10 anni perché gli pensi che con i gradoni faccia la forza, ma non è possibile. Cioè devi comunque il bambino fargli fare il gioco, farlo divertire, dargli la palla, farlo correre, fargli fare le capriole se c'è bisogno. È questo quello che deve riportare il calcio, altrimenti, cioè, l'ossessione diventa troppo opprimente, il ragazzo dopo la sua fantasia la perde. Ti faccio un'ultima domanda e poi dopo la pausa andremo a sentire appunto i tuoi giocatori. Il rapporto con i genitori, nel senso, ci sono delle regole, perché spesso si sente dire, no, a volte, che anche non qui, ma insomma, c'è a volte un'invadenza, oppure anche durante le partite a volte si vede anche dei ragazzi che non sanno se ascoltare il genitore o l'allenatore, no? Perché magari arrivano messaggi. Hai toccato un tasto molto 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 forte, cioè nel senso che io capisco il genitore sul bambino ha la voglia di vederlo crescere, ha la voglia di vederlo giocare al posto di Ronaldo sicuramente, però è quello che è sbagliato. Il bambino sa quello che lo sa da sé, quello che la sua forza che ha e dove può arrivare. Il genitore certe volte è anche troppo opprimente, però va bene, è giusto che sia così, insomma, per modo di dire, diciamola. Però quello che ti voglio dire è che per me le regole un allenatore le deve dare all'inizio, con io ti dico il caso mio che è successo. Io con i genitori ci vado d'accordo, perché molto probabilmente all'inizio gli ho fatto capire la fascia d'età in cui lavoriamo, gli ho fatto capire i ragazzi devono avere tutti la stessa identica possibilità di mettersi in gioco, di lavorare, di giocare, e quindi ho adottato questo sistema che ho detto all'inizio. Io con i genitori molto probabilmente, per quanto mi riguarda, non ho nessuna lamentela, nessuna cosa al riguardo, quindi Sto veramente lavorando bene e mi sto trovando bene con questi ragazzi. Bene, ne siamo contenti, ci fermiamo un secondo.
Siamo tornati, ultima parte di Mondo Amaranto. Allora abbiamo qui due rappresentanti dell'Under 12. Vieni pure in piedi, andiamo a conoscerlo. Vi vedo intimoriti. No, non siete mai. Forse emozionati. Parleranno, no. Perché vengono fuori degli spaccati da queste interviste bellissime. Sì, allora, dai, ti chiami? Niccolò Chianini. Allora, raccontaci un po' intanto come sei arrivato all'Arezzo, da dove? Sono venuto all'Arezzo dall'Olmo Ponte. Dall'Olmo Ponte. Ti trovavi bene? Sì, mi trovavo bene. Però l'Arezzo è l'Arezzo. Sì, l'Arezzo è l'Arezzo. Tanto c'è anche una collaborazione con l'Olmo Ponte, no? Perché adesso anche alcune squadre giocano lì, credo, anche forse qualche c'è anche qualche frequentazione settimanale. Allora, che cosa ti aspetti da questa stagione? Ma di giocare bene, giocare palla bassa e divertirsi al massimo. Palla bassa, cioè giocare... Sì, palla terra. A palla terra, come sì. Diceva il mister prima. Sì. Ok, so che avete giocato col Casentino. Sì. Come è andata? Ma è andata bene, abbiamo vinto 3-2, anche se loro erano del 2006. Abbiamo fatto un po' di errori, però alla fine ce la siamo cavata bene. E avete vinto? Sì. Questo anno, diciamo, in meno si sente durante le gare? Ma con alcune squadre sì, altre no. Ruolo? Lo vedi qualcosa? No. Ah, ti vedevo... Mi vedo tranquilli. Devono... Sì, sono tranquilli. Sì, devono dire quello che sento. Certo. Cioè, il mister, come ti piace? Sì, sì. È bravo. Senti, hai un ruolo già definito? Sì, un terzino destro. E quello che ti piace, te lo senti tuo? Ma c'è un terzino a cui ti spieghi che ti piace? Ma Rugà. Seria. Ah, Rugà, ok. Quindi, insomma, i tifi quindi? Juve. Ecco, lo sospettavo. Allora, grazie, ti chiami? Lorenzo Borgheresi. Allora, tu invece da dove sei venuto? Ho giocato 5 anni nel Santa Fermina e ora sono qua. Scusa, lui è un 98, Quindi è più giovane. 2008. Scusa, 98 l'anno scorso, hai ragione pienamente, è il 2008. Quindi ancora più piccolo. Ancora più piccolo e gioca con il 2006, quindi con due anni di differenza. Hai delle doti non indifferenti, due anni, tre addirittura. Sì, c'ho il 2006, quindi c'ha due anni di differenza e allora qui ci devi raccontare tanta roba, Io do sempre il massimo e ho visto che l'ho dato molto e sono arrivato qua. Il tuo pezzo forte qual è? Dai, dici, il tuo colpo? Cos'è che ti riesce meglio? A volte faccio dei bei assist. Ma non, a chi dai l'assist non no, raccoglie? No, precisamente un punto forte. Ma che ruolo ti vedi tu? Io centrocampista centrale. Quindi fai il passaggio all'attaccante spesso. Infatti. Senti, questa partita col Casentino quindi è stata positiva. Il campionato come sta andando? Il campionato sta andando abbastanza bene. All'inizio, conoscendoci da poco, non abbiamo vinto. Poi siamo migliorati e adesso stiamo giocando bene. Sì. E col Casentino abbiamo combattuto molto perché all'inizio siamo partiti dopo, perché all'inizio si dormiva un po' tutti. Capita. Anche perché giocate la domenica mattina? Sì. Quindi anche, insomma, di solito, no? Sì. Dopo un po' però, ecco, quando la mattina si fa più, c'è il risveglio, ok. E quindi dopo che siete riusciti a... Sì, dopo abbiamo combattuto, abbiamo vinto. Quante partite avete giocato? Più o meno. Più o meno, penso 6-5. E siete migliorati, siete andati... Sì. E la parte più difficile qual è stata? Col Tuscar. Con la Tuscar, Abbiamo poi pareggiato. Poi abbiamo perso gli shootout, ma... perché ci sono questi shootout, ce l'hanno spiegato l'Under 13. Sì, è un giochino iniziale dove il bambino deve comunque fare una guida della palla, arrivare all'uno contro uno con il portiere e cercare di metterla dentro. Ecco. E vale un punto poi. Vale un punto alla fine, come un tempo sul pareggio, sì. E vi riescono questi shootout? Aggiornate. Bene, allora cosa ti aspetti da... Ti piacerebbe fare il calciatore, diciamo, quando sarai più grande? Sì. E dove vorresti giocare? All'Arezzo in Serie A. O all'Arezzo magari che arriva in Serie A? Sì, esatto. Siete tifosi, seguite anche la prima squadra? Sì. Siete fiduciosi sul campionato? Sì. Grazie, in bocca al lupo. In bocca al lupo.
Allora, vediamo in conclusione come vanno le altre squadre dell'Arezzo. Certo. Cominciamo dalla Super Berretti. È un dovere. Cominciamo dalla Super Berretti che ha vinto ancora, a parte un pareggio per la sconfitta con il Torino che sta continuando ad andare forte, comunque seconda in classifica. Qui vediamo i risultati: vittoria in casa del Pisa per 2-0 per la squadra di Longo, con i gol, un autogol di Galligani e poi gol del solito Caselli. Arzachena Pontedera 0-1, Carrarese Entella 0-4, Olbia Pistoiese 3-2, Siena batte Cuneo 2-1, Torino batte Lucchese 3-0. Per questa classifica, con il Torino a 27, l'Arezzo a 22, 6 punti di vantaggio sull'Olbia che è terzo a quota 16, Siena 15, Cuneo e Entella 12, Albissola 10 punti con la Carrarese, poi Pontedera 9, Pisa 5, Pistoiese Arzachena 3 e Lucchese a quota 2. Passiamo all'Under 17, qui invece tutti col Pisa hanno giocato, anche l'Under 17, qui è finita 1-1, gol di Steccato, ancora lui che è andato a segno, che ha pareggiato il gol di Borriello, Steccato che spesso parte la panchina ma entra e spesso anche segna, si procura rigori, in questo caso è andato a segno. Arzachena Carrarese 1-2, Olbia Pontedera 0-4, Siena batte Pistoiese 4-1, stesso risultato tra Viterbese e Rieti. In testa c'è il Pontedera quota 19, Viterbese 15, Pistoiese 14, Siena Arezzo 13, Carrarese 10, a 9 Rieti e Pisa, 7 Olbia Lucchese, a 3 l'Arzachena. Invece è stata sconfitta l'Under 15, sempre dal Pisa, 3-1, gol amaranto di Bonavita nel Pisa, da segnalare la tripletta di Matteoli, Olbia Pontedera 0-3, Arzachena batte Carrarese 2-1, Siena batte Pistoiese 2-0, Viterbese batte Rieti 3-2. In classifica anche qui c'è il Pontedera insieme al Pisa 19, Siena 17, Pistoiese 16, Viterbese 15, Arezzo 12, Carrarese 10, Rieti 7, Olbia 4, Arzachena 3, Lucchese 1. Ricordiamo che riposava l'Under 16 questa nell'ultimo weekend. Io ringrazio molto Vincenzo Bove, grazie ai tuoi giocatori, grazie. Ci rivediamo la prossima settimana.